Salve community! In questo secondo appuntamento con l'armonizzazione della scala minore melodica parleremo ovviamente del suo secondo grado o secondo modo. Se il video vi piace lasciatemi un pollicione, iscrivetevi al canale e commentate. Vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete lasciato sotto la prima puntata, quasi tutti positivi, per i messaggi e per i feedback che mi sono arrivati, e ringrazio anche chi mi ha fatto qualche piccola critica della serie: ma sei sicuro che vuoi trattare questi argomenti? Sono un tantino avanzati. Sì, ne sono sicuro e lo ripeto il motivo per cui sto partendo da qui con questi didattici, perché sto riprendendo il filo del discorso da dove l'aveva interrotto Marco Sassetti circa un anno fa. Marco era arrivato a parlare di scala minore armonica, scala minore melodica e aveva, come dire, fatto poi un video sull'armonizzazione della scala minore armonica. Restava da parlare appunto della scala minore melodica e dei suoi modi, e quindi lo sto facendo io. Ovviamente nessuno ci vieterà in futuro di trattare argomenti più entry level, quindi fatemi le vostre richieste e vedrò cosa posso fare per accontentarvi. Quindi io ci tengo molto ai feedback della community e nulla, quindi lasciatemene sempre e volentieri. Andiamo a parlare dell'argomento di oggi. Nello scorso episodio abbiamo parlato della scala minore melodica e del suo primo modo, il cosiddetto ipoionico. Per praticità partiamo dal Do, quindi trattiamo la scala minore melodica di Do, e in questo modo abbiamo praticamente tutte note naturali tranne il Mi bemolle, quindi sono le stesse note della scala maggiore di Do, soltanto il Mi è bemolle o la terza, e infatti questo modo si chiama ipoionico per questo motivo, perché di fatto è una scala ionica, ma con la terza abbassata. Ok? Sul suo secondo grado, se noi suoniamo quindi questa scala a partire dalla sua seconda nota o secondo grado, quindi dal Re, cosa viene fuori? Viene fuori questa scala. Che cos'è questa scala? Che scala è? Si potrebbe definire dorico bemolle nona, perché è come un dorico, ma alla nona bemolle. Questa nona bemolle proietta l'armonia di questa scala, di questo modo, in una dimensione frigia. Infatti si chiama anche dorico frigio. Che cos'è il frigio? Se avete studiato i modi della maggiore lo dovreste sapere, il terzo grado di una scala maggiore è il cosiddetto frigio. Se vogliamo sempre suonare un Re frigio, dobbiamo suonare praticamente una scala di Si bemolle maggiore a partire dal suo terzo grado e otteniamo questa scala. Come sentite, praticamente sia il frigio, terzo grado di una tonalità maggiore, sia il dorico frigio, secondo grado di una scala minore melodica, hanno una sonorità comune, quella che potremmo definire armonia frigia. O... è soltanto questa sesta che fa la differenza e che dà un mood un pochino più allegro in questo secondo caso. Questa scala si utilizza spesso su un accordo specifico che si incontra spesso nel jazz, ma non solo, ovvero il sus bemolle nona, anche spesso siglato come settima sus bemolle nona. Che accordo è questo sus bemolle nona? Innanzitutto è sus, quindi è un accordo sospeso, e questa sospensione si ottiene sostituendo praticamente la terza con la quarta, quindi viene fuori una cosa di questo tipo, no? Che appunto dà un senso di sospensione che tende, diciamo, attende di risolvere da qualche parte. C'è anche la settima, questo è scontato, infatti la siglatura spesso è settima sus bemolle nona, ed è infatti un accordo che spesso viene utilizzato al posto di un accordo di dominante su un quinto grado per risolvere su un primo grado. E poi c'è la bemolle nona. Quindi praticamente la sonorità che viene fuori è questa. Come sentite, abbastanza tensiva. Adesso sentirete che è proprio una sonorità che riporta immediatamente al frigio come tonalità. Per capire bene la sonorità di questo accordo, dell'armonia frigia in generale e del modo dorico frigio,
c'è un brano che io adoro che ci può venire molto in aiuto. Si tratta di After the Rain di John Coltrane dal disco Impressions, che è un disco bellissimo di cui praticamente vi straconsiglio l'ascolto, dove Coltrane utilizza le sonorità modali sperimentate già da Miles Davis in So What, e secondo me è un disco che anticipa molto anche l'ultimo Coltrane. In particolare questo pezzo After the Rain mi ricorda molto il modo di suonare di Coltrane in A Love Supreme. Però chiudiamo questa piccola parentesi storica. In questo brano McCoy Tyner praticamente apre proprio con l'accordo sus bemolle nona, bello tenuto, quindi ci fa capire benissimo questa sonorità, che l'associamo subito all'immagine della pioggia, quindi mi piace moltissimo per questo motivo questo brano. Facciamo una cosa un po' sacrilega, prendiamo in prestito l'accordo suonato da McCoy Tyner e ci suonerò io per farvi sentire un po' la sonorità del dorico frigio appunto su questo accordo. Procediamo! Benissimo, fatto ciò, abbiamo fatto l'orecchio a questa sonorità, andiamo a sperimentarla anche su una base che appunto ho realizzato sempre per permettervi di paragonare bene il modo dorico frigio, in questo caso a un dorico. Vedrete che la base contiene quattro misure di re minore settima normalissimo, dove possiamo suonare tranquillamente un re dorico, e poi quattro misure di re sus bemolle nona, dove appunto andiamo a suonare il dorico frigio. In questo modo sentiamo la differenza fra le due scale e fra le due diverse armonie che ne scaturiscono. Una piccola precisazione: nella base che vi ho predisposto noterete che ho siglato l'accordo re sus bemolle nona in modo diverso, come la semi diminuito con il basso di re. Prima che mi diciate "ah fermo, ma perché fai queste cose, non ci capiamo già una mazza", vi stoppo subito e vi dico che sono prassi praticamente che si utilizzano per cambiare i voicing di un accordo, non è niente di trascendentale, ve lo faccio capire subito. Se io prendo re sus bemolle nona, è composto da re, sol che è praticamente la quarta, la che è la quinta, do che è la settima, mi bemolle che è la bemolle nona, va bene? Andiamo a vedere da cosa è composta la sigla che ho fatto io, diciamo che ho utilizzato io, che è la semidiminuito col basso di re. La semidiminuito è una triade diminuita con la settima minore, quindi la, do, mi bemolle con sol, ok? Con il basso di re, e quindi al basso abbiamo la quarta. Quindi praticamente sono le stesse identiche note. Cambio semplicemente il voicing. È un voicing questo molto interessante che spesso i pianisti utilizzano con la quarta al basso, quindi a me piaceva di più, secondo me dà più un senso di armonia frigia, quindi l'ho utilizzato. Ok? Quindi no panic, andiamo a suonarci questa base. Benissimo, quindi suonando su questa base abbiamo fatto l'orecchio alla sonorità dorico frigia, paragonandola appunto alla sonorità dorica normalissima. Ora tocca a voi, suonerete sulla stessa base e vi propongo anche una cosa aggiuntiva che potete sperimentare. Sulle seconde quattro misure potete tranquillamente provare a utilizzare anche un normalissimo frigio come terzo grado della scala maggiore di si bemolle. Noterete che ci suona bene anche questo.
La base contiene ben 4 ripetizioni, quindi avrete modo di sperimentare sia il dorico frigio che il frigio normale. Quindi nulla, nient'altro da dire se non buona suonata e alla prossima!